Da un anno abbiamo preso un percorso con le istituzioni, con il comune di Terranova, con la regione Toscana, l'unità di crisi e eh, puntualmente da un anno tutte le cose che ci ha detto la proprietà di Opificio Tecnologico non si sono realizzate. Ad oggi eh, la situazione è che siamo un po' scarichi da un punto di vista di volumi da produrre e non vediamo eh, soluzione a questo. Inoltre eh, in mese di luglio non sono stati pagati ancora eh... L'espettanza lavoratori. Due ore di sciopero all'Ufficio Tecnologico di Terranuova nel Valdarno Aretino, l'azienda che principalmente lavora nel settore degli inverter per gli impianti del fotovoltaico, un ex ramo dell'indotto FIMER. Eh, si tratta di, di un'azienda che avevamo già incontrato in sede istituzionale, in regione, eh, dove avevamo posto delle perplessità rispetto all'ipotesi di sviluppo industriale che c'erano state sottoposte e effettivamente poi non si sono concretizzate. E... Ricordiamo che questa è un'azienda che non opera direttamente per, per la FIMER, ma opera a quota parte per un fornitore della, della FIMER. Quindi è un caso a sé stante. Eh, gli stipendi ancora non sono stati ricevuti dai dipendenti. È una realtà che comunque consta di decine di persone. Quindi è importante essere qui presenti. È importante eh, spostare l'attenzione anche su questo, su questo caso, perché ci sono famiglie che vanno tutelate. E quindi siamo oggi ancora una volta a fianco dei lavoratori per sostenere le loro legittime esigenze e le loro legittime rimostranze. Ci dispiace peraltro che oggi non ci sia nessuno a rappresentare l'azienda e quando ci si trova in queste condizioni non c'è agosto che tenga. Bisogna che chi ha la responsabilità ci metta la faccia e dia risposte concrete a dei dipendenti che lavorano seriamente e onestamente e hanno diritto alla loro retribuzione. L'incontro con la proprietà è stato fissato per il prossimo 31 di agosto. Stop. Quando andiamo a un tavolo, come sempre andiamo, eh, i nostri dubbi, le nostre perplessità necessitano delle risposte certe e soprattutto che le risposte che ci vengono date poi corrispondano a dei fatti, cosa che fino ad oggi non è, successo, non è successo questo. Ci aspettiamo che questa volta ci vengano date delle risposte certe e più concrete proprio per affrontare la situazione che abbiamo davanti. Siamo disposti a seguire tutti i percorsi possibili eh, a livello istituzionale ma dipende dall'azienda e l'azienda si deve rendere disponibile e l'azienda deve sollevare un problema legato anche a una crisi.